chiamate da Dio perché amate da Dio. E certamente è Dio quando chiama, non è a caso, è perché ama. Il chiamato è amato da Dio, in quanto lo sceglie tra tanti giovani e tante giovani. E quindi la chiamata dipende appunto da questa scelta che il Padre Celeste ha chiamato i giovani. Ma per quale motivo? Per stare con suo figlio. Per quale motivo? Per lo stesso motivo per cui il Padre Celeste ha mandato suo figlio sulla terra, cioè per salvare il mondo. Non c'è una chiamata più grande di questa, della vocazione, perché anche Gesù è stato chiamato dal Padre. Ecco, io Padre vengo a fare la tua volontà, cioè a collaborare con te, oh Padre, per la salvezza del mondo, perché i figli, gli uomini che devono essere salvati con la nostra collaborazione diventano figli di Dio. Quindi la salvezza, in modo particolare, è una relazione tra il padre e gli uomini, tra il papà e i figlioli. E la scelta avviene appunto dal papà, dal padre, tra tutti i giovani del mondo, a differenza di tanti altri giovani che non sono scelti. La scelta, in che consiste la chiamata? Nello stare insieme col Padre Celeste, con suo figlio Gesù. E qual è la finalità della scelta? Aiutare Gesù a santificare il mondo, a salvare il mondo. Come avviene questo? Santificandoci, cioè facendo la divina volontà, conformandoci agli insegnamenti di Gesù e ai suoi esempi, ubbidente al Padre, e ha dato la vita per noi, suoi fratelli, là sulla croce. Non c'è un'obbedienza più grande, una carità più grande, e noi dobbiamo seguire gli insegnamenti, gli esempi di Gesù. Dobbiamo imparare a obbedire al Padre Celeste per santificarsi, e dobbiamo imparare a santificare mediante la carità fraterna. Ecco il cuore della chiamata, e direi anche dell'amore del Padre. Certo, se il Papa tra 100 giovani chiama qualcuno anche per nome, non è che è chiamato per nome, quel giovane non risponde e va dal Papa che lo chiama. Certamente la chiamata deve essere un momento di responsabilità a rispondere al Signore con grande sincerità e libertà di quello che tu liberamente accogli per collaborare col Signore secondo la sua volontà nella tua vita per la salvezza del mondo.